Bene, riprendiamo la diretta da Roma perché ci sono dei problemi tecnici con la regia di Napoli, problemi che comunque i valorosissimi compagni napoletani stanno cercando di risolvere. Provo a spiegare un pochino quello che è successo, sperando che voi mi vediate e mi sentiate bene, magari se mi fate un riscontro dalla chat ve ne sarò grato. E innanzitutto vedete che sono più calmo perché ho mangiato, quindi sono più tranquillo. A parte questo, spieghiamo quello che è successo. Allora, come già detto, sin dalla prima puntata di TV Radicale, quella che stiamo facendo in queste settimane è una vera e propria sperimentazione. Questo significa che gli inconvenienti tecnici sono e saranno all'ordine del giorno. Oggi in modo particolare era una giornata particolare, come il titolo del bellissimo film con Mastroianni e la Loren, se ricordo bene, proprio perché per la prima volta... Saluto Camilla, intanto che stava per andare via, spero che tu resti, Camilla. Ci senti bene, Camilla? Ah, perfetto, Claudio Scaldaferri mi dà la conferma che si vede e si sente. E qui dicevo, oggi era una giornata particolare, proprio perché per la prima volta, sì, scusate, ma ho mangiato un toast, per la prima volta sperimentavamo una staffetta nella regia conduzione, proprio per essere pronti a ottobre, quando cominceremo la diretta quotidiana di TV Radicale, a fare proprio la staffetta fra vari punti regia conduzione. Oggi abbiamo sperimentato, diciamo che ci è andata quasi bene, abbiamo avuto un problema con Napoli, ma perché? Non perché non fossero in grado i compagni radicali di Napoli di effettuare il collegamento, ma semplicemente perché... scusate, non dovevano fare un semplice collegamento Skype, ma dovevano fare un collegamento telefonico con Maurizio Bolognetti. E questo collegamento non è riuscito per problemi tecnici, adesso non vi sto a spiegare qual è l'arcano, ma è un problema di una scheda di acquisizione audio che non è stata riconosciuta da Procaster, che è il software attraverso cui effettuiamo la diretta, e quindi per questa ragione ho ripreso in mano io la regia qui da Roma e proviamo a recuperare un pochino sul palinsesto qualche contenuto. Allora, a questo punto, con ritardo di 30 minuti, credo, introduco il prossimo ospite, che è il prossimo ospite, non è in realtà un semplice ospite, ma è una delle colonne portanti di TV Radicale, uno dei collaboratori stretti di TV Radicale, che è Gianni Colacione. E che vedete, magari Gianni, se ti inquadri meglio, così vediamo anche la testa, e non so, oh, perfetto, perfetto. E non ti vedo io, se no... No, ma tu la chat non ti preoccupare. Allora, Gianni, quello che diciamo era previsto diciamo, nel tuo spazio, il titolo che hai voluto dare al tuo spazio, la tua mezz'ora, è OGM, Libertà di Ricerca Scientifica e Nuovi Scenari per un'Agricoltura. Allora, la comunità europea apre gli OGM, qual è l'approccio radicale più appropriato per sostenere la libertà di ricerca scientifica, la difesa della biodiversità, delle specie vegetali destinate all'alimentazione umana, la difesa del diritto alla scelta, pro-choice, la difesa dell'agricoltura praticata a livello di azienda familiare, tradizionale e OGM free? Quindi, diciamo che sul braciere, diciamo, vi è tanta carne al fuoco, possiamo dire così. Introducici un po' l'arcano. Innanzitutto spieghiamo, vabbè, ormai lo sanno, diciamo che lo sanno tutti cosa sono gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, però sinteticamente se vuoi spiegarci che cosa sono e quali sono i contenuti che vuoi dare a questo tuo spazio. Sì, effettivamente partire diciamo da un dato di una definizione, insomma un pochino per circoscrivere un po' il campo di cui stiamo parlando, è importante dare una più o meno definizione, anche se poi non ci sono verità assolute. Comunque sia, io per questo motivo avevo pensato di partire da quanto la comunità europea, una direttiva CE, definisce come OGM. Secondo appunto la comunità europea, che nel 2001 si è pronunciata su questo, sono OGM, organismi viventi il cui patrimonio genetico è stato modificato stabilmente mediante l'inserzione di geni, cioè porzioni di DNA, provenienti da altri organismi, allo scopo di sviluppare in essi nuove funzioni o far produrre sostanze nuove. Specificamente sono organismi diversi da un essere umano, ovviamente, il cui patrimonio genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante l'accoppiamento
o la ricombinazione genetica naturale. Oh, questa cosa è importante perché? Perché è importante sapere che vengono coltivate e vengono consumati regolarmente nella comunità europea degli organismi che già adesso sono frutto di manipolazioni genetiche. Da tempo il mais, ad esempio, giusto? È una delle cose più diffuse. Sì, no, ma io sto parlando di manipolazioni genetiche, diciamo, di tipo naturale, cioè a seguito di incroci selezionati. Quindi, insomma, quello che volevo dire è che con i geni e con il DNA già l'uomo da tempo, per quanto riguarda, ma anche per quanto riguarda gli animali, ma anche, stiamo parlando adesso degli organismi vegetali, già da tempo ha giostrato. Il nostro grano che attualmente, con cui attualmente appunto si fa la farina per fare pasta o quant'altro, è frutto di una secolare selezione artificiale, ma pur sempre naturale, artificiale nel senso che sono state fatte selezioni successive per far sì che appunto si riesca a ottenere per via naturale una razza più forte e più produttiva. Quindi diciamo che dal punto di vista concettuale la differenza in realtà con l'OGM di cui stiamo parlando, di cui parleremo, è che invece l'OGM è un inserimento estremamente artificiale di una porzione di DNA. Quindi il DNA modificato non per via, diciamo, per via naturale, ma un DNA modificato con un'inserzione artificiale. Questo è appunto il dato, diciamo, di partenza che possiamo prendere come punto su cui appunto ruota tutta quanta la discussione, che in questo periodo si è un po' accesa perché il 2 marzo la Commissione europea con una procedura appunto ha autorizzato la coltivazione all'interno appunto del territorio della comunità europea di una patata, di una specie di patata che è la Amflora, una patata appunto geneticamente modificata, peraltro verrà coltivata dalla multinazionale che è la BASF, il leader nel settore. Quella delle cassette? Sì, ha diversificato da parecchio, insomma. Parecchio, sì, esattamente. Io mi ricordo le mitiche audiocassette BASF degli anni 70. Esattamente, erano veramente all'avanguardia, erano all'avanguardia come anche qualità. E ha diversificato nel tempo e si è, diciamo, anche interessato di questo settore. Praticamente viene a crollare un embargo che in qualche modo resisteva dal 98, fermo restando che c'era l'unica eccezione che sì, Gianni, vai avanti. Vado avanti. Sì. Questa eccezione era appunto il mais che è transgenico della Monsanto, che viene attualmente prodotto in Spagna e in Portogallo e in alcuni altri paesi della comunità europea. Perfetto. Quindi a questo si dovrebbe aggiungere questa patata, che per quanto riguarda appunto i protocolli, diciamo, di autorizzativi, dovrebbe appunto essere utilizzata non per fini alimentari, ma per trarne praticamente delle sostanze, essendo molto ricca di amido, praticamente per fare delle colle, dei collanti, per uso quindi industriale. Il problema è appunto che oltre a questo vi è un'opzione, diciamo, che in questi protocolli, diciamo, di autorizzativi, che dà la possibilità appunto alla BASF di utilizzarla anche per realizzare dei mangimi animali. E quindi questo qua, diciamo, è il problema, è la cosa che un po' più preoccupa i vari movimenti, ma i vari anche utenti e consumatori, perché attraverso ovviamente la produzione di mangimi animali con OGM, in qualche modo il prodotto transgenico viene ad entrare nella catena umana, alimentare umana, attraverso la consumazione della carne e così via. E quindi praticamente, insomma, sarebbe una legittimazione in qualche modo del consumo anche come alimento umano del transgenico. Queste sono, diciamo, le notizie, diciamo, più preoccupanti, però ovviamente come radicali in qualche modo abbiamo due grandi su questo appunto le suggestioni e le riflessioni che volevo far scaturire. Chiaramente noi abbiamo due grandi, in qualche modo, stelle polari.
libertarismo, la libertà di ricerca scientifica in qualche modo, e quello che anche ho messo appunto nel sottotitolo di questa nostra discussione, che è il diritto di scelta, che dobbiamo sempre tutelare. Allora, io perché accenno a queste cose? Prima di tutto perché ovviamente la libertà di ricerca scientifica deve essere assoluta, perché attraverso la ricerca scientifica noi ovviamente abbiamo degli orizzonti inesplorati e possiamo raggiungere appunto delle conoscenze che sono necessarie, non dobbiamo precluderci per nessun motivo. In questo senso, proprio per questa circostanza, questa occasione, cioè l'autorizzazione e le polemiche relative all'autorizzazione di questa coltivazione, sono da registrare le prese di posizione di Margherita Hack, che tutti conosciamo, che invita letteralmente gli scienziati in qualche modo a una vera e propria disobbedienza civile, in quanto considera la limitazione della ricerca scientifica come un'assurdità. E quindi diciamo, li invita a una rivolta. Diciamo, dello stesso avviso è anche Umberto Veronesi, che appunto definisce un'assurdità queste limitazioni, sono pericolose. Le sue parole sono citate appunto, che ho preso proprio dall'ANSA del 12 agosto. Gli OGM non sono pericolosi, dice, perché la scienza lavora per migliorare le cose, non per altro. E dice: non è stata rilevata alcuna evidenza di pericolo nel mondo, 100 milioni di ettari sono coltivati a OGM, in Italia no, è un ritardo, un'assurdità che pagheremo. Veronesi, tra altre cose, aggiunge un'altra affermazione un pochino, diciamo, essenzialmente partigiana, perché dice: per Veronesi gli OGM non sono altro che incroci che gli agricoltori hanno sempre fatto. Io, ecco, per questo vi avevo fatto quella premessa. In realtà OGM e gli incroci che gli agricoltori hanno sempre fatto non sono la stessa cosa, perché gli agricoltori hanno sempre fatto incroci attraverso selezioni naturali, forzando una selezione naturale per ottenere la preponderanza di alcuni fattori che sono utili, come la resistenza, come la grande produttività della pianta, ma sempre per via naturale. Diversi sono gli OGM, in cui vi è un inserimento effettivamente chimico forzato all'interno del GMA, con porzioni di DNA che non sono della stessa specie. Quindi, insomma, Veronesi, dobbiamo dire, a onor del vero, insomma, fa un po' questa sua definizione una mescolanza di un poco, che fa un servizio un po' basso, anzi non rende un servizio alla verità. E quindi appunto queste qua, per quanto riguarda le eminenti in qualche modo dichiarazioni e prese di posizioni. Anche in qualche modo, tanto per rendere noto un altro orizzonte che i radicali sempre in qualche modo vanno a insomma, di cui si interessano, anche la Chiesa si è pronunciata. C'è stato qualche appartenente, diciamo, al clero che si è esposto, dicendo che appunto si potevano in questo modo, con la coltivazione dell'OGM, risolvere molti problemi, avendo appunto a cuore la fame nel mondo, probabilmente avendo avuto anche delle esperienze di militanza e di insomma in luoghi appunto dove c'è fame diffusa, soltanto che l'Osservatore Romano lo ha subito redarguito, cercando appunto di sottolineare. L'Osservatore appunto dice che non possiede soluzioni tecniche da offrire, ma una verità, una missione di verità da compiere. In ogni tempo, appunto, questo sto leggendo appunto da questa citazione dell'Osservatore Romano, una missione di verità da compiere in ogni tempo di evenienza per una società a misura d'uomo, della sua dignità, della sua vocazione, appunto come recentemente ribadito, è stato ribadito nell'enciclica di Papa Benedetto XVI, Caritas in Veritate. In qualche modo, praticamente, l'Osservatore Romano prende le distanze da questi appartenenti missionari, soprattutto, che si erano pronunciati in modo positivo per quanto riguarda la coltivazione di OGM, e cercando appunto di ribadire che al momento quella della Chiesa è una posizione di terzietà molto prudenziale, insomma. Un'altra cosa appunto che volevo dire è che, mentre se da una parte appunto
i radicali sono sempre per la libertà di ricerca scientifica. Un suggerimento, diciamo, una piccola idea e che proposta di riflessione che volevo appunto proporre era il fatto del rispetto del diritto del pro-choice, cioè del diritto di scelta. Perché dico questo? Perché ovviamente diventa quasi lapalissiano dirlo, ma dobbiamo tutelare il diritto dei consumatori di poter scegliere se consumare l'una o l'altra tipo di produzione. Credo che appunto l'indicazione sull'etichetta mi sembrerebbe il minimo, no? E poi la scelta è libera. Quindi informazione fondamentale, soprattutto anche riflettendo un attimo sugli ultimi e purtroppo sempre più frequenti episodi di contraffazione per quanto riguarda i prodotti alimentari. Vengono messi in circo purtroppo prodotti alimentari a volte addirittura con date di scadenza contraffatte, ristampate, insomma purtroppo il consumatore a volte viene veramente turlupinato, viene spesso truffato. Però quello che io volevo suggerire come riflessione era questo: una caratteristica di questi organismi geneticamente modificati è quello che praticamente hanno, proprio perché si è ricercato appositamente questo, una grossa resistenza e messi, diciamo, coltivati in colture che sono confinanti con delle colture che non sono OGM, che sono OGM free o biologico, che hanno la caratteristica di in qualche modo prendere il sopravvento per via naturale, cioè anche con il vento, con una sorta di inseminazione che è praticamente che segue le vie aeree come accade nel mondo vegetale e altre. E quindi praticamente si verifica il problema della difesa delle colture che sono circostanti appunto alle colture M, che rischiano e che purtroppo si è visto spesso che vengono praticamente devastate e viene la OGM, prende il sopravvento la cultura OGM su tutte le altre. Ecco perché io parlo di diritto e necessità di difendere il diritto di scelta, perché ovviamente in una ipotesi in cui una coltura OGM in un paese occidentale a coltura intensiva come non potrebbe essere altro che la nostra, con dei fondi appunto coltivati in modo industriale, in modo da un'azienda agricola in qualche modo non più con coltivazioni, diciamo, di agricoltura di sussistenza, ma quindi con coltivazioni intensive, si presenta questo problema e in prospettiva si presenta la possibilità della scomparsa delle colture che sono in qualche modo più deboli, a prescindere dal merito che possono essere più sane, più buone, più di qualità maggiore, in cui non voglio entrare perché per quanto mi riguarda appunto il diritto di scelta è la cosa più importante di tutto il resto, però appunto questo diritto di scelta ci deve essere, cioè dobbiamo trovare il modo, secondo me, prima di poter in questo sollecito tutti quanti gli altri ovviamente che ascoltano o chi sta in chat, o chi dobbiamo trovare il modo di difendere o di rendere possibile la coesistenza nell'ambito di zone agricole che non sono certo qui in Italia vaste come quelle degli Stati Uniti, ok, la possibilità di coesistenza in qualche modo tra virgolette pacifica, potrei dire, ma insomma sostenibile, di entrambe le colture, affinché possano entrambe le colture poter rispondere al mercato, sia di coloro appunto che sono predisposti, che sono convinti appunto che sia non sia dannoso consumare gli OGM, ma anche del mercato di coloro che invece vogliono e desiderano avere ancora consumare dei prodotti provenienti da colture che sono OGM free. E questo è un grosso problema, non voglio dire che sia un problema etico, però è un problema che riguarda un pochino quella che è la democrazia in qualche modo, come d'altra parte credo che sia appunto tutto ciò che suscita e che crea problemi, che potrebbe creare problemi al diritto appunto di scelta,
e che va a intaccare l'OGM, che va a intaccare, volevo dire, il diritto di scelta di ciascuno di poter consumare liberamente in un paese appunto che si dice libero. Io non avrei altre informazioni se non qualche altro dato di tipo tecnico o qualche altro numero da dare, se ci sta qualche domanda. Io per esempio ti voglio fare questa domanda: quanto sono diffuse, in quali parti del pianeta sono più diffuse le coltivazioni di OGM? Allora, guarda, per quanto riguarda le colture di OGM, io posso dirti che ho dei dati che sono soprattutto europei, mi sono andato a cercare. Negli Stati Uniti e in Australia soprattutto sono molto molto diffuse, ma per quanto riguarda l'Europa dobbiamo posso dare dei dati e dirti subito che ci sono, contrariamente appunto a quanto si potrebbe pensare, c'è stato nel tempo un decremento delle superfici complessivamente destinate a coltivazione OGM. Allora, per esempio, il seminato di mais Monsanto, che appunto fino a questa direttiva CE era l'unica coltura ammessa OGM in Europa, si chiama tecnicamente Monsanto Mon 810, sono diminuite da 106.000 a 737 ettari. Questa qua sono dei dati, dopo vi dico da dove l'ho presi, da un sito. 106.737 ettari dal 2008 a 94.749 del 2009. Negli stati membri, veniamo un po' a vedere la distinta di questi dati. Allora, la Spagna, che è uno degli stati membri che ammette la coltivazione di OGM, è passata da 79.000 ettari complessivi a 76.000. Il Portogallo da 4.000 a 5.000 ed è l'unico che ha avuto un aumento. La Repubblica Ceca da 8.000 a 6.400. La Romania da 6.000 a 3.000 ettari, addirittura li ha dimezzati. Si dice appunto che questo decremento sia determinato dal fatto che la resa, la resistenza, la possibilità di avere un grande profitto da questi OGM, che era la grande attrattiva da un punto di vista commerciale, in realtà si sia rilevata meno un'attrattiva meno reale di quello che poi in realtà appunto si verifica a seguito di coltivazione, di commercializzazione e di distribuzione. Per quanto riguarda la fonte dei dati è Daniele Sciarra, che è un giornalista, e questi dati li ho tratti dal sito terranauta.it. Questo per quanto riguarda le diffusioni di cui mi parlavi. Un'ultima cosa magari che si potrebbe dire, non so se può essere interessanti, però un pochino andando un po' sul tecnico, che cosa può questa patata anflora praticamente, che pericoli potenzialmente può presentare. È una patata che contiene una grandissima quantità di amido, il quale amido, questa è polpa della patata, diciamo proprio la patata stessa, è stata presa in esame dall'EFSA, che è la neonata autorità di sicurezza alimentare europea, che ha sede a Parma. Ci sta appunto, la presa in esame ha fatto degli esami ci si è resi conto che praticamente questa patata, poi anche l'agenzia, quella degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, con i relativi esami, sono appunto comunemente arrivati ai risultati che praticamente questa patata anflora contiene un germ marker, praticamente in sintesi, praticamente conferisce agli intestini appunto degli organismi animali che ne consumano una particolare resistenza alla canamicina e alla neomicina, che sono due antibiotici che praticamente comunemente vengono usati per limitare alcune infezioni degli apparati intestinali di un certo gruppo, diciamo, di batteri di una certa importanza e potenzialmente anche pericolosi. In qualche modo questi batteri non sono stati ritenuti così pericolosi, per cui è stato dato appunto ugualmente il via alla coltivazione, all'autorizzazione.
sia l'ENMEA che l'OMS hanno diramato appunto, appunto i loro risultati. E, in realtà, ovviamente, come per tutte questo discorso degli OMS, i pericoli poi in realtà sono potenziali e vanno poi valutati in prospettiva. Quindi, che dire, ci sono dei comportamenti di tipo prudenziale, chiaramente, che imporrebbero, diciamo, appunto, una certa cautela, e soprattutto uno studio a 360 gradi, una monitorizzazione dei consumi e dello sviluppo effettivo. Poi bisogna vedere se questi pericoli potenziali effettivamente poi dopo possano provocare dei problemi realmente, insomma. Ecco, c'è una domanda che arriva dalla chat fatta da Claudio Scaldaferri: perché la tracciabilità dei prodotti alimentari non è ancora una realtà e come gli OGM potrebbero aiutare la conoscenza e quindi la democrazia a cominciare dal mondo cosiddetto libero? Questa è una bella domanda. Io posso darti la mia opinione in questo. La mia opinione è questa: gli OGM potrebbero aiutare la conoscenza effettivamente e quindi la democrazia, perché a differenza delle colture tradizionali, che sono stratificate in millenni di storia umana agricola, non sono praticabili a livello, diciamo, di un'agricoltura tra virgolette potrei dire improvvisata, ovviamente tra virgolette, stiamo sempre parlando di aziende agricole, che e quindi praticamente necessariamente occorrerebbe un vero e proprio stabilimento di agronomi, genetisti, chimici per mettere su praticare una coltura OGM. Questo in teoria dovrebbe dare, dovrebbe insomma far pensare che difficilmente sarebbero possibili delle colture, diciamo, un po' piratesche, ecco, perché insomma sono occorrono anche grossi investimenti. Oggi in realtà se noi andiamo nei mercati diciamo rionali, troviamo un pochino di ci dovrebbe essere una tracciabilità, però poi non si sa bene perché non viene esposto da dove vengono alcuni proprie colture, sicché si dice: ah, ma questo è il campo mio, queste li faccio io. Ecco, certo, questo con gli OGM non potrebbe essere possibile, perché chi realizza queste colture dovrebbe metterci appunto la faccia, un nome, anche di una certa. Allora, io chiedo dalla regia come... Sì, Gianni, ecco, stavamo giusto collegandoci, io avevo un attimo staccato, mi stavo per collegare con Napoli, e sì. I quali dovrebbero essere in grado di riprendere la diretta tra 6-7 minuti. Quindi concludiamo noi la trasmissione, ci abbiamo ancora per completare la tua mezz'ora 3 minuti, e dopodiché mandiamo uno spot e poi riprendono la linea da Napoli. Va bene? Allora Gianni, sì. In conclusione, tu rispetto, la tua opinione rispetto agli OGM, qual è? Cioè, secondo te... La mia opinione in materia è che ovviamente non si deve dare nessun blocco alla ricerca scientifica. Quindi il proibizionismo anche qui ha fallito e, sì, e rischia di fallire e di comportare gravi danni, questa è la tesi, sì, finale. Sì, esattamente, perché... fa parte della grande, come sottolinea Claudio Scarraferri in una domanda in chat, il proibizionismo ha influito e influisce, quindi Claudio Scarraferri ha centrato perfettamente la tua tesi. Sì, perché tutto ciò che è nuovo in qualche modo si è sempre visto un po' a notte, si diceva che la televisione faceva male, poi la televisione a colori faceva male, poi insomma tutto quanto va esplorato, i campi del sapere sono infiniti. Io credo che il vero sapiente sia quello che dice, che ammette di non sapere, come diceva Socrate, e in questo siamo molto ignoranti, un po' in tutto, perché siamo agli inizi di questa diciamo pratica OGM. Però ecco, di controverso mi pongo il problema del rispetto di anche coloro che la pensano diversamente. Come sempre deve essere, ma infatti le posizioni talebane, cioè, un fenomeno come questo va governato responsabilmente con il confronto. Esattamente. Qualcuno ha la verità in tasca. No, esattamente. Mi piacerebbe appunto che la scienza si rivolgesse anche al modo di poter difendere appunto le culture
affinché si possa avere le due colture diverse, OGM e OGM free, affinché si possa avere una coesistenza tranquilla in separata sede senza problemi, e che ogni target di consumatore possa avere il prodotto che più preferisce. Bene, ringraziamo Gianni Colacione, iscritto a Radicali Italiani e colonna portante di TV Radicale, per questa bella parentesi fatta nel pomeriggio sugli OGM. E sicuramente Gianni starà pensando a una sua rubrica, che poi entrerà nel palinsesto fisso di TV Radicale.